Benvenuti al corso di formazione per installatori sull'inverter SHH rilasciato da LG Energy Solution. Questa playlist di video, che è così strutturata, riguarderà in particolare consigli e note importanti per quanto riguarda l'installazione della soluzione completa batterie più inverter ad alta tensione di LG Energy Solution. In questo video di introduzione farò una breve panoramica su quella che è l'azienda LG Energy Solution, che è una divisione del gruppo LG, il quale si occupa di tanti mercati, di tanti settori come l'elettronica, i servizi di comunicazione e prodotti chimici. In particolare da quest'ultimo, nel dicembre 2020, si è distaccata una divisione e quindi è nata LG Energy Solution. Però lo sviluppo e la produzione di batterie è iniziato nel 1992, per cui è una storia ormai ultra trentennale, con più di 30.000 impiegati nel mondo e una capacità produttiva che si proietta a essere maggiore di 500 gigawattora di capacità entro il 2025, oltre a innumerevoli brevetti per batterie. Abbiamo detto che è una storia ultra trentennale, in questa slide sono riportate le principali tappe dell'innovazione tecnologica delle batterie, potete consultarla, io vi riporto le più importanti, che sono la prima nel 92, l'inizio della ricerca sulle batterie a ioni di litio. Nel 99 l'avvio della produzione di massa delle batterie di tipo cilindrico e nel 2009 la fornitura della prima batteria per veicoli elettrici al mondo. Infatti LG Energy Solution si occupa della produzione di batterie, ma non solo per accumulo di energia elettrica, ma il portafoglio di attività è diviso in queste tre macro aree, che sono, come detto, le batterie innovative per veicoli, con come clienti i maggiori produttori di automotive al mondo. Poi c'è quello che noi chiamiamo mobilità e IT, quindi apparecchiature ed elettroutensili come abitatori, smartphone e tutti quegli elettroutensili che funzionano senza un filo, molto spesso hanno al loro interno una batteria la cui tecnologia è LG. E poi ovviamente il settore che ci riguarda più da vicino, ovvero l'ESS, che sta per Energy Storage System, che appunto si occupa della produzione di batterie per accumulo di energia elettrica in tutti e tre i livelli di ordine di grandezza, quindi la rete per batterie utility scale con capacità che sono nell'ordine del megawattora. Ci sono anche soluzioni per il settore commerciale e industriale. E poi il settore che ci riguarda più da vicino, ovvero il residenziale, con le batterie accoppiate a un sistema fotovoltaico per l'accumulo di energia elettrica per uso domestico. Inoltre, LG Energy Solution ha sempre avuto una visione circolare della propria economia e della propria produzione di batterie. Quindi a partire dall'approvvigionamento fino ad arrivare al fine del ciclo vita delle batterie, una particolare attenzione a rendere l'approvvigionamento, i materiali, la supply chain più sostenibile possibile, ovviamente anche investendo molto sul settore ricerca e sviluppo per quanto riguarda questo particolare ambito.